Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Quest'oggi sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa per parlare di un servizio brillante, dinamico e molto molto redditizio. Il servizio di punta dell'Istituto Svizzero della Borsa in uno dei mercati più tradati in assoluto, il mercato valutario. Siamo quindi lieti di parlare e presentare Forexpert, e a parlarcene è qui con noi il dottor Maurizio Monti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Forexpert Maurizio, continuano i profitti sulle valute. Ti assegno quindi subito il controllo dello schermo, così che tu possa esporci le caratteristiche, dettagliarci le caratteristiche di questo magnifico servizio. Prego. Perfetto, centreremo la nostra attenzione in modo particolare su quattro cambi. E cross valutari. Ricordo che si chiamano cambi quelli che coinvolgono il dollaro e cross quelli che non coinvolgono il dollaro. I cambi valutari più importanti che sono stati trattati da Forexpert nelle ultime settimane sono l'euro-dollaro, il dollaro-yen e la sterlina-dollaro. Un cross che viene spesso tradato dal Forexpert è la sterlina yen. Andremo a vedere degli esempi di operazioni che sono state effettuate con questi quattro cross e andremo a vedere anche qualcosa di interessante che ci è stato richiesto dal pubblico. Il pubblico nelle ultime settimane ha visto spesso le nostre analisi relative alla stagionalità sull'S&P 500, sul Nasdaq, soprattutto sugli indici americani in subordine sul qualche indice europeo, in modo particolare sul DAX. E molte persone del pubblico ci hanno chiesto, specialmente chi è abbonato a Forexpert, se queste analisi di stagionalità possono essere applicate anche alle valute. La risposta ovviamente è sì, nel senso che la stagionalità ha una sua importanza sul mercato valutario. Vedremo con un livello di instabilità molto superiore a quello degli indici. Instabilità, cioè, significa una tendenza delle valute maggiormente ad andare verso la media rispetto agli indici, e questa tendenza ovviamente che cosa comporta? Comporta che non troveremo delle situazioni eclatanti a favore sulla stagionalità, ma troveremo delle situazioni in genere molto molto equilibrate di stagionalità dove da una parte e dall'altra, a seconda dei diversi periodi, abbiamo delle situazioni di long o short molto equilibrate. Questo rende il mercato valutario, ovviamente, l'indicatore stagionale del mercato valutario ha una minore validità tendenziale rispetto a quello che ha sugli indici. Però è una delle componenti con cui si può costruire l'algoritmo con cui si va a mercato. È sempre un qualche cosa che si può tener conto di cui tener conto per valutare la probabilità dal punto di vista della stagionalità. Adesso andiamo a vedere la stagionalità del dollaro yen, che è una valuta che è molto tradata da Forexpert. Faccio vedere le ultime operazioni di Forexpert. L'ultima operazione, poi in senso assoluto, è proprio quella chiusa il 26 giugno, aperta il 25 giugno, chiusa il 26, che qui vedete in evidenza. Dopo spiego perché è in evidenza, che ha fruttato 105 pips di profitto. Lo stesso dollaro yen il 30 maggio, con chiusura il 4 giugno, ha fruttato 200 pips e 16 maggio rispetto a 22 maggio 130 pips. Come vedete sono operazioni sia long che short. Quindi sul dollaro yen il 16 maggio abbiamo fatto 130 pips dal lato long, il 30 maggio 4 giugno 200 pips dal lato short e altri 105 dal lato long. Come vedete, il sistema trada sia long che short e trada con
diciamo andando a tener conto di una serie di fattori. Per esempio, se prendiamo l'operazione da 200 pips, 30 maggio, 4 giugno, poi andremo a vedere dal punto di vista della volatilità il periodo 30 maggio, 4 giugno, eccola qua, 30 maggio, 4 giugno, ovvero il periodo in cui siamo stati effettivamente a mercato, come vedete la volatilità non dà una grande tendenza di probabilità, da 13 gain contro 12 loss, quindi una sostanziale equivalenza. Quello che è interessante nelle volatilità delle valute è quello di andare a mettere a confronto il time frame più basso rispetto ai time frame più elevati per vedere se è cambiata la tendenza nel corso degli anni. E qui, per esempio, abbiamo 7 gain contro 8 loss a 15 anni che ci dicono che la volatilità, la stagionalità sul dollaro yen ha invero poco significato, poca influenza. Come vedete, se lo metto a 10 anni, ottengo 5 contro 5. In effetti, sulle valute devo andare su periodi molto più lunghi se voglio avere una visione un po' più stabile. Vedete che, per esempio, sul dollaro yen, se imposto un'operazione di lungo termine, di medio termine, 30 maggio, 21 luglio, ho una maggiore probabilità negli ultimi 9 anni ad avere una tendenza long, a 15 anni la probabilità si ribalta, questo significa che negli ultimi anni evidentemente il dollaro yen ha proteso di più ad andare verso il rialzo nel periodo dal 30 maggio al 21 luglio, rispetto a quello che ha fatto negli anni precedenti. Se andiamo a prendere la stagionalità attuale, per esempio dall'1 luglio al 31 luglio, vediamola, quindi quella di questo mese, oggi è l'1 luglio, il momento in cui registriamo questo webinar, vediamo che a 15 anni abbiamo un'assoluta prevalenza di loss, quindi di tendenza short. Vedete i numeri rossi che ci sono negli ultimi 15 anni. Vediamo che cosa succede a 10 anni. A 10 anni la tendenza tende a riequilibrarsi. In effetti, la grande tendenza long del dollaro yen negli ultimi anni si è accentuata e ovviamente ritorna verso la media. Però vedete che gli ultimi 4 anni hanno dato consecutivi delle tendenze short sul periodo di luglio. Quindi tendenza di dollaro yen ad andare short nel periodo luglio. E questa è la conferma. Gli ultimi 5 anni, come vedete, 4 contro 5 è tendenza short. Vediamo che cosa è successo nella nostra operazione invece del 30 di maggio. Il 30 di maggio noi siamo entrati su questa barra qui, la barra che vedete intermedia, che è una barra successiva ad una figura molto nota, soprattutto nell'ambito delle valute. Vedete che c'è stato un picco verso l'alto, una forte ritrazione della candela che ha aperto nella zona 157-87, è andata a toccare il massimo fino a 160-20, un massimo piuttosto importante che, come vedete, è stato violato soltanto il 26 giugno. 26 giugno, data in cui siamo andati a profitto long, sempre con un'operazione dollaro yen, e dopo questa barra di grande ritrazione, che è una barra madre, perché è una barra che da minimo a massimo fa una grande escursione rispetto alla barra precedente, quindi la include e include parecchie barre precedenti, quindi dove il minimo di questa barra è anche duro da rompere, e in effetti è stato duro perché il giorno successivo, dopo che noi siamo entrati, vediamo proprio il punto esatto di ingresso, così lo disegniamo, short a 156 e 8 e 800, 156 e 80, 156 e 80, vediamo di disegnarlo bene, eccolo qua.
156,78, la stessa cosa. Qui a 156,80 siamo entrati a fine giornata, quindi si era già sviluppata una parte della barra, 156,80 scusate, nella barra del 30 maggio. Eccola qua, 30 maggio. E siamo andati short 30 maggio per andare a prendere un profitto, vediamo quando, vediamo dove, al 4 di giugno a 154,80. A 154,80, praticamente alla base della media mobile a 50 che è stata ritestata. Quindi 30 maggio, massimo rispetto a questa barra madre che era stata formata il 29-30 aprile, un massimo quindi importante dove il nostro sistema ha dato un segnale short che è stato pienamente rispettato perché è ritornato verso la media mobile a 50. Da quel momento il mercato è andato a rialzo, è andato long. Che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo preso una seconda operazione il 25 giugno, che è durata una sola giornata, 25 giugno, 26 giugno, dal lato long 159,65, 160,70. 159,65 lato long 25 giugno, chiedo scusa, 20, 25 giugno, sì, e 26 giugno l'uscita. 25 giugno, eccola qua, la barra del 25 giugno, e come vedete abbiamo preso che cosa? Abbiamo preso la rottura di questa barra che si era formata il 29 aprile. Vedete come il nostro sistema ha memorizzato in qualche modo questa figura particolare che si è creata ad aprile, e questo a fine aprile, che ha creato a fine maggio e a fine giugno due ottimi segnali, uno swing, quindi di contraria in definitiva, quindi di ritorno verso la media, e uno di prosieguo del trend con rottura della barra madre che si è formata il 29 aprile e il cui massimo sostanzialmente è stato rotto proprio dal giorno della nostra operazione, il 26 giugno. Vedete che poi è stato risondato dall'alto come supporto questa resistenza. Osservate com'è importante questa barra su cui abbiamo centrato l'attenzione. Osservate come ancora adesso, ora che è rotta la resistenza, diventa un supporto che in effetti il 27, il 28 giugno è stato ritestato di nuovo come supporto e adesso sembra voler andare di nuovo a rialzo oggi. È l'1 luglio e abbiamo questa piccola barra rialzista. Piccola barra rialzista che nel mese di luglio dobbiamo tener conto che la probabilità negli ultimi anni è stata più dal lato short che non dal lato long per l'USDJY. Dobbiamo tener conto che quest'anno l'USJY ha avuto un trend rialzista semplicemente eccezionale, del resto è un trend rialzista che va d'accordo pienamente con le borse, tipicamente la borsa rialzista si accompagna con l'USJY rialzista, con il dollaro yen rialzista, e vedete che anche se il dollaro yen a fine anno ha fatto un leggero controtrend rispetto alla borsa che saliva, dal gennaio del 2024 dal minimo del 28 dicembre 2023, il dollaro yen è solo salito, andando a prendersi la stessa salita in parallelo che ha fatto l'S&P 500 e le borse americane. Osservate che il dollaro yen è andato in controtrend in realtà l'1 di aprile, andando in fase laterale, perché l'1 di aprile l'S&P 500 e le borse americane sono scese, ma il dollaro yen ha continuato a tenere la posizione addirittura andando al rialzo. Questa barra del 29 aprile è particolarmente importante proprio perché è un tardivo ritorno verso la media e quindi una barra importante che poi ha contrassegnato tutto la dinamica strategica successiva. Con questo ho voluto indicare come dal punto di vista strategico,
tutto dal punto di vista strategico, quello che avviene nel mondo valutario va tenuto conto quando ci sono degli eccessi particolari, perché gli eccessi tendono prima a essere riequilibrati e poi a essere in qualche modo superati quando il trend continua. E questo è un esempio molto brillante di come Forexpert prende sia movimenti swing, sia movimenti trend following, sia movimenti che vanno a favore del trend, sia movimenti che sono contrarian. Vediamo se su altre valute riusciamo a dare la stessa impostazione. Dollaro yen, ecco, c'era anche una bella operazione il 16 maggio, 16-22, ha fatto 130 pip. Vediamo anche quella se sei d'accordo, Luciano, anche se stiamo Certo. insistendo sul dollaro yen. Vediamo che cosa abbiamo fatto il 16 maggio fino al 22 maggio, 155,40, 156,70, quindi abbiamo fatto 130 pip, 155,40 il 16 maggio. Vediamo che cosa è successo il 16 maggio. Ecco, 155,40, questo è un ingresso che io definirei da manuale, perché, eccolo qua, è un ingresso di fine giornata sulla Eh sì, base di un ritorno dalla media, che quindi ci ha dato una direzione long, una direzione long. E di fatti abbiamo preso 105 pips, anche se la volatilità nei giorni successivi è stata piuttosto lenta, quindi le barre molto piccole, e siamo usciti difatti con parecchi giorni di ritardo, 22 maggio, dal 16 maggio al 22 di maggio, eccolo qua. E quindi siamo stati a mercato dalla sera del 16, poi venerdì 17, il lunedì 20. Il martedì 21 abbiamo tenuto la posizione e poi siamo usciti il 22 facendo i nostri 105 pips. Vediamo quindi come dollaro yen è un cambio estremamente preferito da Forexpert, specialmente nell'ultimo periodo, specialmente nelle ultime settimane. Un altro cambio che viene utilizzato da Forexpert spesso è l'euro-dollaro. L'euro-dollaro è molto più complesso, un po' come la sterlina-dollaro, è molto più complicata, molto più complessa del dollaro-yen. Anzi, direi che il dollaro-yen è di gran lunga più semplice da utilizzare come strumento rispetto a Eurusd e GBP-USD. Proviamo a vedere la stagionalità di Eurusd, anche perché è una stagionalità che è sicuramente da tenere in considerazione, interessante per molti operatori, perché l'euro-dollaro viene sempre osservato dagli operatori per i suoi trend. In luglio, molto spesso, dal punto di vista della stagionalità, negli ultimi 5 anni si è verificata una tendenza prevalente più rialzista, quindi in favore dell'euro, che non ribassista. Vediamo che cosa è successo a 10 anni. A 10 anni questa tendenza si è debolmente confermata, con 6 anni rialzisti contro 4 ribassisti, e a 15 anni si è ulteriormente confermata con 9 contro 6, 9 rialzisti e 6 ribassisti. Vedete che non sono mai le percentuali che abbiamo sugli indici, dove andiamo a individuare delle zone. Per esempio, chi ha seguito i nostri webinar sull'S&P 500 recentemente, anche le classroom del martedì mattina, abbiamo illustrato un S&P 500 che a luglio addirittura ha 15 casi su 15 rialzisti negli ultimi 15 anni. Le valute sono un altro mondo, sono un mondo più complesso, più complicato. Anche quando vado a ottimizzare gli ingressi, quindi vado a individuare, per esempio, questo bottom tendenziale il 12 luglio fino al picco del 4 agosto, non riesco mai a ottenere delle percentuali molto significative a favore. Sono 10 contro 5.
Quindi, per rispondere alle domande del pubblico, ma la stagionalità conta, vale per le valute? Sì, vale, però ha una incidenza molto molto inferiore, perché le valute tendono a tornare alla media molto più facilmente. Andiamo a prenderci l'euro dollaro che ha ormai da molti mesi, vorrei dire da anni, una tendenza molto ribassista. L'ultimo picco è stato fatto il dicembre del 2023, avevamo previsto la continuazione della tendenza ribassista, vedete che ci sono massimi decrescenti, minimi decrescenti con una zona che in questo momento è zona laterale. Questa mattina, 1 luglio, c'è stato un balzo in alto dell'euro dollaro, dell'euro. Un tentativo di recupero, sembra che i mercati abbiano un po' ammortizzato il fenomeno delle elezioni francesi, che sono diventate ormai notizia, e dico la verità, secondo me sul mercato valutario l'influenza delle elezioni francesi è stata minima e continuerà a essere assolutamente minima. L'euro dollaro quindi è destinato probabilmente a toccare la media mobile 200, e su questo ad avere un forte livello di resistenza, quindi intorno a 1,08, 1,0795, 1,08. Questa è sicuramente la resistenza di breve dell'euro dollaro. Vedremo se da lì tornerà indietro oppure no. Vediamo l'euro dollaro ancora dal punto di vista stagionale in modo prospettico diciamo, nei prossimi mesi. Prendiamo per esempio l'1 luglio rispetto a un picco importante che in genere si verifica, ecco qua, questo è il picco del 22 ottobre. Vediamo che cosa succede in questo periodo. Vedete che l'euro dollaro è estremamente mirror reverting, quindi ha un trend molto più lento, molto più laterale per esempio del dollaro yen, specialmente negli ultimi tempi. Questa maggiore lateralità dell'euro dollaro ovviamente crea una maggiore difficoltà nell'andare a individuare sia punti di swing, sia punti di inversione, sia punti di trend following. Osservate come a 15 anni, nella statistica su un periodo un po' più allargato, abbiamo 7 contro 8. Vedete che ritorna questo concetto di equivalenza della stagionalità su periodi dove tende l'euro-dollaro, tende a ritornare verso la media e quindi a essere sostanzialmente stazionario e ad avere un andamento molto ondivago, quindi difficilmente identificabile con la stagionalità. Quando prendiamo periodi un po' più brevi, alle volte la stagionalità può favorirci un po' di più. Vedete un euro-dollaro, per esempio, short, che coincide con le borse europee short in questo periodo, no? Lo short tipico dal 30 aprile al 26 di maggio, quello che abbiamo anche visto per esempio sul DAX, o comunque sui mercati europei nel mese di maggio, in parte nel mese di giugno, dove tende l'euro a essere molto più debole, e vedete che in questo caso fa 11 short contro 4 long, con però molta incertezza negli ultimi anni. Vedete come la stagionalità è un qualcosa che pesa, ma che va interpretato in modo molto molto attento. Quindi non può essere un elemento determinante nell'algoritmo di individuazione dei punti d'ingresso. Vediamo che cosa è una componente, ma non è la componente determinante. Vediamo l'euro-dollaro, tanto per dirne una. Le ultime due operazioni sono state fatte in aprile, una il 5 aprile con uscita il 10 e una il 18 aprile con uscita il 26, e osservate che le due operazioni, ce n'è stata una positiva con 80 pips di profitto e una negativa con 100 pips. Siccome ci piace anche far vedere che il sistema ovviamente non guadagna sempre, vedete che ha una sua naturale alternanza di profit e loss. La cosa importante è che quando guadagni tende a guadagnare di più di quando perde, ovviamente. Non confondiamoci, Maurizio, scusami, con le
con le opzioni e con quel genere di impostazione. Esatto, diciamo che è un altro mondo questo, no? Per chi Eh sì. è nostri webinar ed è abituato alle opzioni, dove abbiamo il 98% di probabilità di chiudere una strategia in profitto, è abbastanza evidente che qui siamo in un altro mondo. Ma è normale che siamo in un altro mondo. Qui siamo in un mondo dove non si guadagna dal passare del tempo, cioè da un qualche cosa che è quasi automatico, ma si guadagna dall'individuare la direzione giusta. Che la direzione giusta qui va presa. E ovviamente, siccome è un fenomeno dove la predizione, quindi la tattica di predizione, ecco, va in parallelo con la strategia applicata, è evidente che la strategia ha un'alternanza di profit e loss molto diversa da quella che troviamo sulle opzioni. E quindi qui, per intenderci, bisogna sopportare qualche stop loss alternato ai diversi profit che abbiamo. 18 aprile contro 26 di aprile, lo short sull'euro-dollaro che non è riuscito a 1,0645. Short del 18 aprile, eccolo qua. Osservate che era un rimbalzino dove il sistema dove ha puntato sostanzialmente, ha puntato a un trend following dopo un rimbalzo, eh? Quindi ha un trend following short dopo un rimbalzo. Ovviamente non ci ha preso, perché il mercato dopo 3 giorni dove sembrava averci accontentato, addirittura è andata a ritestare i minimi il giorno successivo, ma Sì. abbiamo anche accorciato lo stop in quel caso, però ci siamo presi i nostri 100 pips di stop con il ritorno del mercato dal lato rialzista. Come vedete, il 26 aprile ha fatto praticamente un picco, si è fermato sul picco e è anche ritornato indietro, avrebbe consentito di chiudere in modo che era migliore l'operazione, ma questo è il trading, questo si chiama trading, e quando parliamo di trading parliamo che se lo stop loss viene preso, lo si prende, lo si porta a casa, si porta a casa la perdita e si punta ad un'altra operazione che vada in profitto. Quindi la disciplina Grazie. nel tenere anche lo stop è assolutamente essenziale. Prima dicevo che una delle altre valute su cui punta Forexpert è il cosiddetto cable, la sterlina contro dollaro. Sterlina contro dollaro che nell'ultimo periodo, è all'interno di un trading range, anche in questo caso un trading range piuttosto ampio, che è tipico della sterlina, che va da 1,29 fino a 1,23, quindi 6 figure di trading range. Trading range che si è formato quando? Si è formato nella prima decade di marzo, rispetto alla fine di aprile e rispetto al 23-25 aprile. Poi la sterlina è di nuovo andata a rialzo, ha ritracciato il suo rialzo e ora sembra orientata a voler proseguire il trend. Vediamo cosa succede dal punto di vista stagionale. Dal punto di vista stagionale la sterlina è un vero disastro. In che senso? Nel senso che è estremamente, ovviamente si possono individuare dei punti di favorevole stagionalità, ma se andiamo per esempio a prendere il 1 luglio, ecco qua, 2 luglio contro 30 luglio, contro 1 agosto, che cosa abbiamo? Abbiamo 9 contro 6, 9 contro 6 ed è già grasso che cola per la sterlina, perché negli ultimi 4 anni è stata positiva, ha una stagionalità negli ultimi 15 anni favorevole, tendenzialmente favorevole al rialzo dopo un periodo che tende a essere di ritracciamento ribassista. E sembrerebbe che il ritracciamento, tutto sommato, forse la sterlina l'ha già fatto. Quindi potrebbe essere, tenuto conto che si è appoggiata su medie mobili importanti, potrebbe essere che il ritracciamento sia finito. Se non è finito, va a finire sulla media mobile a 200 e ci va a finire entro la prima decade di luglio, ma è molto probabile che il movimento sia già
orientato di più al rialzo. Come vedete, negli ultimi anni la sterlina ha una tendenza moderatamente rialzista in questo periodo, 6 contro 4, ma continua a essere un cambio che ritorna molto spesso verso la media. Vediamo di prendere per esempio un periodo particolarmente favorevole. La sterlina è molto influenzata sul mercato americano dalla discesa di settembre del mercato americano e vedete che qui riusciamo a prendere sulla stagionalità a 15 anni, 17 settembre contro 8 ottobre, un periodo stagionale dove c'è una forte probabilità ribassista della sterlina contro dollaro, che è esattamente parallelo al momento in cui le borse americane tendono ad andare a ribasso, tendono a ritracciare, quindi nel periodo della seconda metà di settembre fino ai primi di ottobre. È uno dei pochi periodi dove la stagionalità della sterlina ha in qualche modo un significato in termini di probabilità molto significativa a favore, ma è molto difficile trovare periodi di questo tipo, perché la sterlina per definizione ritorna verso la media, quindi è molto difficile da individuare a livello stagionale. Però quando c'è il periodo giusto, ovviamente contribuisce a generare il segnale. Vediamo che cosa abbiamo fatto con la sterlina. Prendiamo un'operazione favorevole che abbiamo fatto di 65 pips. Siamo stati a mercato tanto, perché la sterlina ha oscillato tanto in quel periodo, dal 9 al 14 maggio, con un'operazione long a 1,25 e 25, dal 9 al 14 maggio. Vediamo che cosa è successo. Siamo entrati il 9 maggio, ecco qua, è stato un bell'ingresso. Come vedete, è un ingresso dove anche in questo caso un ritracciamento verso l'alto molto forte dopo un affondo, quindi una barra che stava a indicare una ripresa del trend rialzista. Saremmo potuti stare a mercato molto di più, nella realtà ci siamo presi solo 65 pips, siamo andati ovviamente a profitto troppo presto, evidentemente troppo presto con il senno del poi, ma il senno del poi, come al solito, nel trading gioca un ruolo molto marginale, purtroppo, e siamo usciti sostanzialmente sulla media mobile a 50, ritenendo che rispetto al trend principale poteva esserci un'ulteriore esitazione del mercato, ma poi in realtà il mercato è andato in trend following pieno e ha continuato la sua corsa rialzista. Questo è uno dei casi dove si esce dicendo il giorno dopo potevo guadagnare di più. Però anche in questo caso è un discorso di disciplina, è un discorso di seguire le regole, è un discorso di seguire le regole del sistema, di seguire come il sistema ha operato nel corso degli anni. Questi sono i risultati da gennaio 2020. Ho fatto vedere nei webinar precedenti come il drawdown non ha mai superato i 500 pips mediamente rispetto a anzi il massimo che ha fatto è stato dai 500 ai 600 pips di ritracciamento, quindi di drawdown, e li vedete qui in alcune occasioni. Questi sono drawdown che vanno sopportati, che sono assolutamente normali in una trend line, in una equity line di Forex. Vedete che il mercato, dal punto in cui abbiamo cominciato a originare il servizio, a renderlo pubblico, è andato a rialzo, ha fatto prima un picco da cui è scaturita una fase latero ribassista sull'equity line, poi un bel guizzo rialzista, e guizzo rialzista qui non è rappresentata l'ultima operazione, che è quella di 105 pips. Quindi qui dobbiamo aggiungere al grafico 105 pips a rialzo, quindi ancora un segmento rialzista. Come vedete, è una trend line che a suo modo è molto molto regolare, a suo modo
rispetto a quella che è la trend line di un sistema di Forex, quindi con molti puntini di ritracciamento, ma ripeto, è un qualche cosa a cui dobbiamo sottostare, a cui dobbiamo abituarci. Vedete, dal gennaio del 2020 la sequenza delle operazioni sono Del operazioni. capitale Maurizio non è mai stato intaccato in pratica. No, il capitale non è stato mai intaccato, come vedete. Qui abbiamo ipotizzato un capitale base di 10.000, può essere anche un capitale inferiore, può essere un capitale di 5.000, di 3.000, Certo. 20.000, di quello che si intende mettere a mercato. Diamo anche ovviamente agli abbonati le istruzioni relative, no? Per quello che riguarda l'operatività sul Forex. E poi vedete la sequenza è questa, sono operazioni che hanno un'alternanza di, diciamo, di operazioni, di serie di operazioni positive, intervallate con alcuni stop e anche intervallate con stop consecutivi. Questo è un qualcosa che va supportato. Questo qui è il 2022, come vedete, un anno non facile, neanche facile per le valute, dove era possibile prendere grandi profitti. Ovviamente osservate come gli short in quella stagione erano molto profittevoli. E ohimè, si prendono anche delle serie di stop perché aumenta un po' la volatilità, lo stop medio viene preso dal sistema e bisogna semplicemente obbedire alla disciplina del sistema, quindi seguire la regola. Poi immediatamente dopo Maurizio c'è stata una sequenza tutta positiva ed è sempre il 2022. Sì, Eccola lì assolutamente. da 7,90, 7,90, 170, 450. Assolutamente, assolutamente. Il sistema, diciamo che al sistema è un sistema a cui poter dare fiducia, perché anche quando fa degli scalini verso il basso un po' più significativi, poi ha una tendenza a recuperare verso la sua media, che è una media di profitto, che è una media Eh sì. significativa di profitto. Qui è calcolato i pips accumulati da gennaio 2020 a giugno 2024, 9.460 pips di profitto, con una media mensile di 175 pips. Di 175 pips. Eccezionale. Quindi un'ottima media e su cui si può aver fiducia. Il sistema è un sistema che può essere seguito con molta, molta facilità. Poi magari se vuoi approfondiamo qualche particolare ulteriore nella seconda Certo. parte del web. E poi voglio dire, è un sistema targato Istituto Svizzero della Borsa. Maurizio, dicevamo che il mondo delle opzioni e il valutario sono dei mondi incomparabili, ma che in un'ottica di gestione però di portafoglio trovano comunque una correlazione, così. Sì, scusami, mi ripeti la domanda, perdonami. Sì. Non... Il mondo delle opzioni e il mondo del Forex sono incomparabili, ma in un'ottica di gestione di portafoglio trovano comunque una correlazione, nel senso che la sinergia tra i due può essere più che positiva. È corretto? Sì, assolutamente. Questo è quello che avviene ormai da decenni, da molti anni. Io cito molto spesso nei miei interventi pubblici la correlazione che c'è stata, la decorrelazione che c'è stata, per esempio, nel 2008, un anno molto difficile per le opzioni, ed è stato un anno dove guadagnare con il Forex era eccezionale. Basta guardare il grafico del dollaro yen nel 2008 Sì. 2009 e si capisce che la tendenza, la grande tendenza, i grandi trend erano quasi facili da prendere. In effetti, quello che è Sì. successo a noi è che abbiamo avuto un autunno con le opzioni piuttosto difficile, che era l'autunno del fallimento Lehman Brothers, e un eccezionale autunno sulle valute. Quindi una compensazione, diciamo, di profitti e perdite a livello proprio di portafoglio globale, di portafoglio complessivo. Quindi il nostro consiglio qual è? Abbina un po' di trading valutario rispetto a quello che già fai in opzioni, perché quel trading valutario ti può dare un significativo supporto dove, quando le opzioni sono un po' più deboli, molto spesso
sono i momenti in cui ci sono i maggiori trend da prendere proprio sul mercato valutario. E i maggiori trend ovviamente possono indicare i maggiori profitti. Eh sì, perfetto, grazie mille Maurizio. Mi riprendo il controllo dello schermo per lanciare la promozione esclusiva legata a questo webinar per Forexpert. Mi basterà inviare un WhatsApp o un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Forexpert, anche per informazioni. Siamo a vostra completa disposizione. Scrivete info al numero 320-875-6444. Continuano i profitti sulle valute, continuano con Forexpert. Allora, Maurizio, ti riassegno il controllo dello schermo e ti chiedo da subito capitale necessario. Sappiamo che c'è piena elasticità, essendo il Forex un mercato che permette tale elasticità in termini di size, ma tu quale capitale consigli? Ma io dico che dai 5.000 dollari, 5.000 euro in su va tutto bene. Se ne hai 10.000, ne metti 10.000. Se ne hai meno di 5.000, ne hai 3.000, va bene ugualmente. Poi diciamo che questo dipende ovviamente da quanta porzione di capitale vuoi allocare. Se Certo. usi in temporanea un portafoglio opzioni, è un qualcosa che sottrai al portafoglio opzioni. E lo destini qui, però è una destinazione che, ripeto, può essere un'ottima compensazione di quello che è il rendimento di un portafoglio opzioni. Quindi è un'ottima decorrelazione rispetto al portafoglio in opzioni. Quindi è assolutamente libero il capitale, perché con la leva del Forex non è difficile quello di andare a dimensionare le size in modo assolutamente regolare. Se usi Interactive Brokers per fare trading sulle valute, sul Forex, è opportuno che ci sia un po' più di capitale, diciamo almeno 10.000, per intenderci, sarebbe quanto mai opportuno. Se usi un'altra piattaforma, anche con leve superiori, ci sono piattaforme che magari non stanno in Unione Europea, ma che sono altrettanto valide o molto valide, e che danno leve anche molto più alte della leva 30 che è consentita in Unione Europea. Quindi diciamo che la possibilità di poter operare con capitali anche limitati è estremamente, estremamente possibile sul mercato Forex. Perfetto. Facciamo un esempio pratico, Maurizio, se ti è possibile, oppure lo rimandiamo al nostro indirizzo email a tutti coloro che avessero bisogno di approfondimenti o al nostro numero di telefono. In termini di size, invece, con un capitale da 5.000, quale size consiglieresti? Guarda, noi per tutti gli abbonati abbiamo dato, cioè c'è una serie di istruzioni con un video correlato apposta, dove noi consigliamo in modo specifico le size possibili rispetto al capitale da prendere in considerazione, facendo proprio degli Perfetto. specifici. Quindi chi vuole sottoscrivere questo servizio viene assolutamente seguito con consigli specifici orientati proprio a questo tipo di operatività. Quindi Eccezionale, eccezionale. in tutto e per tutto. Quindi l'abbonato, a seconda della propria propensione al rischio, del proprio capitale, si ritroverà lì le size relative al capitale, così da poter. Assolutamente, con un criterio di calcolo molto molto semplice, andando a individuare strumenti assolutamente gratuiti e reperibili su internet, e quindi con una modalità di calcolo che viene esemplificata e che costituisce il supporto per i nostri abbonati. Perfetto, perfetto. E di quale altro genere di assistenza gode l'abbonato? L'abbonato può rivolgersi al nostro indirizzo email, che come per tutti i nostri servizi è attivo 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, e in alternativa al nostro numero di telefono per le grandi urgenze, dove la risposta è appunto al telefono 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.
Il supporto telefonico è un supporto di centralino, quindi la chiamata viene smistata e il cliente viene richiamato ed è da utilizzare per condizioni di urgenza, chiamiamole di emergenza. Parliamo sempre di Forex, un mercato che sta aperto 24 ore, quindi è un Sì. mercato dove è opportuno che il cliente possa essere assistito in qualsiasi momento. E l'assistenza in email, che in genere è quella che noi consigliamo perché è quella anche più efficace, permette al cliente di mandarci, non so, la posizione, di mandarci degli screenshot, di mandarci dei criteri di calcolo fatti da lui, no? Quindi Sì. può mandarci delle immagini, no? Cosa che per telefono ovviamente non potrebbe fare, con il supporto email, che è quello che noi soprattutto consigliamo, riteniamo che possa esserci una ideale assistenza per tutti coloro che hanno bisogno di supporto, di approfondimento, di consulenza. Perfetto. Maurizio, per favore, puoi mostrarmi nuovamente i PIPS, in media mensili? Eccoli qua, vediamo in fondo, sono 175 pips di media mensile da gennaio 2020 a oggi, con totale pips di 9.460. Mediamente, Maurizio, lo so che varia in base al periodo, ma mensilmente quante operazioni vengono erogate dal servizio? Ma guarda, ovviamente c'è una certa variabilità, ma nel mese di maggio abbiamo fatto quattro operazioni, per dirti. Nel mese di giugno abbiamo dovuto limitarle a due perché c'era giugno, è un mese, sai che nei webinar sugli indici l'abbiamo definito uno dei mesi più infidi, no? Ed è Esatto. infido anche per le valute perché è più difficile trovare punti di ingresso. Quindi diciamo che da 2 a 4 segnali per quelli su cui si può fare riferimento per Forexpert, da 2 a 4 ogni mese. Perfetto. E Maurizio, per l'inserimento dell'ordine è necessaria una certa immediatezza oppure l'abbonato può inserire l'ordine anche a distanza di tempo, laddove non riuscisse nell'immediato? Guarda, per favorire l'abbonato, noi diamo il segnale molto spesso in prossimità della fine giornata, per intenderci tra le 20 e le 21:30, tra le 20 e le 22, in modo tale che dal punto di vista del nostro sistema vediamo come sia configurata la barra in fine giornata. Dal punto di vista del nostro abbonato è probabilmente un orario in cui certamente ha disponibile un computer, un cellulare, e gli è facile inserire l'operazione. Se Sì. non è, diciamo, se non è, se non ha disponibilità nell'orario serale, nel 95% dei casi inserirlo la mattina presto è la stessa cosa. Quindi non è un sistema dove bisogna prendere l'operazione al volo, perché puntiamo a fare 10 pips alla volta e puntiamo a fare 100, 80, 200, 300, va bene? Quindi fare anche una differenza di ingresso di 10 pips in più e in meno cambia assolutamente poco. Eh sì, perfetto Maurizio. Forexpert continuano i profitti sulle valute. Mi riprendo il controllo dello schermo per lanciare la promozione esclusiva per Forexpert. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320 875 6444 con scritto promo, promozione esclusiva, Forexpert. E anche per informazioni scrivete al numero 320 875 6444. 6444. Forexpert continuano i profitti sulle valute. Maurizio, grazie infinite, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutto quanto il pubblico, grazie alla redazione che ci supporta con le sue analisi e i suoi approfondimenti. Grazie, grazie Maurizio, grazie alla redazione e soprattutto grazie mille al nostro magnifico pubblico. Grazie infinite, una buona giornata.